Ciao ragazzi, noi siamo Epoco Gamers, io sono Tsuki e io sono Ryoza e ben ritrovati in questa nuova amichevole con i Ciocobini. E questo è il temporale. Ragazzi, siamo arrivati all'amichevole numero 100. Vuole essere partecipe, come si sente a sto giro Rio? Perché è troppo forte. Si sentiranno i tuoni, pace, suntuoni. Ce ne faremo una ragione. È l'amichevole con i Ciocobini numero 100. Esatto. E non potevamo giocarla con altri se non Alessio 100. Dopo tanto tempo il ritorno di Alessio sul nostro canale. Esatto, questa è la novità di oggi, perché voi siete sempre stati abituati a vederlo giocare contro di me per ben 3 volte in passato. E adesso, dopo diversi mesi, ha deciso: ma siete in 2, quindi giustamente voglio sfidare Tsuki. Quindi vi do le regole: niente limiti audio overall, ovviamente. E l'unico limite che ci siamo dati è S50, perché io ho le palle nere, per carità. Vi invitiamo ovviamente a iscrivervi al canale se è la prima volta che capitate da noi, oppure se guardate il video senza essere iscritti, perché noi vi vediamo. Siete brutte persone se guardate i video senza iscrivervi. Comunque c'è una novità, ovvero che ho il telefono nuovo. Infatti, regalo di Rio. Purtroppo il vecchio era completamente andato, non riuscivo quindi, a giocare. Quindi se oggi gioco male, non è da attribuire assolutamente al telefono. Esatto, sarà solo esclusivamente colpa sua. Infatti, come vedete, l'inquadratura è diversa, è più grande rispetto al solito, perché il display è molto più grande, sì. Quindi anche sul PC si riflette così. Beh, giustamente. Eccolo qui. Allora, 1.066.000, ok, 52k di differenza. Ma sta cambiando la formazione. Vediamo un attimo. Ovviamente è in platino. No, superstar. Uffa, mi viene sempre... Perché mi viene da platino? Sai perché? Perché mi viene in mente platinare un gioco e quindi penso che sia il platino. Perché invece qua c'è un livello superiore. Esatto. Il superstar. E niente, che vinca il migliore. Sono curioso di vedere come adesso. E niente, Tsuki oggi è fissata, raga. Invece di vai Mark, Jeffa dirà vai temporale, vai tuono. E che adesso... Più che altro io ho paura che qua esploda tutto, speriamo di no. E al massimo vedranno in diretta già la nostra Buerte. Che bello. Allora. Messo male, mi dicono. Vabbè, c'è quel Trubasa che non si può guardare, purtroppo. Poretto. Disattivavo i commenti quando... Come sempre. No. Ma ti ha mandato anche lui. Sì. Ma da quanto sono veloci su. Molti legami. Bah, non la intercetterà mai. Vediamo se riesco a imbrogliarlo. Ma tanto non l'avrebbe mai presa per uscire. Vabbè, ma c'ho 50 debuff, tipo, guarda. Tsuki, ma sono già conteggiati nelle stazi debuff. Tu menti sapendo di mentire. Lol. Ops, forse ho sbagliato. No, non era in fuori gioco, vai tranquilla. Ma poi. Un'intercettazione del nobile gli hai messo, bella. Bell'intercetto quello. Schifo! Anche perché mi hai sigillato l'intercetto, fantastico. E che sfiga però. Però io ci provo e voglio vedere se avanza invece di tirare di passare. No, non l'ho fregato. No, chissà di non l'hai convinto. Non l'ho convinto. Allora, passaggio guidato. Vediamo un po' dove la manda. Direttamente da Carlines sembrerebbe. Bancato. E vieni qua. Presa. Sì, ma c'ha schifo il passaggio per esempio. E ci risiamo. No, non gli hai alzato la S. Forse l'ha appena presa. Mi pare che la S fosse in uno degli ultimi 20 a medaglie. Stai un po' zitto, che non riesco a concentrarmi. Tsuki ce l'ha con i tuoni. Che altro ti deconcentrano? Vediamo un po'. Incredibile! Basta con tutti quei bond, no, dice vabbè. No, meraviglia, mi piace molto questa cosa. Per chi dice che i bond non fanno la differenza, allora, raga. Vediamo un po' dove sta. No, non è ancora in area.
Sì. Sono d'accordo. Il gioco ci per... ha tirato, ha preferito non rischiare. E si va, vabbè, qualcuno ha dimenticato di togliere la vibrazione. Poi dici cose a me. Io dico sempre cose a te. Grazie. Ok. 23k contro 33k. Sì, da fuori area. 3, 8, 5. Dovrei imparare in questo. Mi spieghi perché non hai imparato il cesso in mezzo? Perché mi dimentico sempre di metterli. Non è perché non ne ho. Cosa? Cosa ho visto? Cosa ho visto? Solito, ma cos'è questa cosa? Come al solito Roberto. Guarda, sono talmente allibita. Ma cos'è questa cosa? Non sono neanche arrabbiata, guarda, perché me l'aspettavo. Ma cos'è? Non so perché, ma me l'aspettavo, guarda. Ma cos'è? Roberto fa le sue sorpresine anche da, nella sua versione giovanile. Ma dai, no? È indecente questa cosa. Ma cosa ho visto? Ma cosa ho visto? Tu hai matchato tre quarti della palazzina tua. Cioè io provo... Ecco, la gente qua mi ci chiama. Ma ore di chiamare sono. Arrivo subito. Nel frattempo. Pronto, stiamo lui... registrando. Chi è che parla? No, chiami più tardi, buongiorno. Ma dimmi tu, la gente chiama alle 9. Stiamo scherzando. Cioè noi facciamo le amichevoli in notturna. E ci chiamano. Avete sentito la bellissima suoneria del nostro telefono, raga? Mi fai ridere adesso, mi concentro. Anche tu che vai col contrasto. Pensi che dribbli. Intelligente io, vero. Cioè, non sarebbe mai andato. Aspetta, devo vedere una cosa. Ma lui ha la versione quella come la mia o l'altra? No, quella lui bella... ha quella del Super Dream Fest. Che mi sembrava che originale. La sua maglietta fosse cioè, più mi fashion. Mi è sembrato di vedere che fosse la maglia originale. Quella, la sua maglietta fosse più fashion della mia. No, vabbè, però... Cioè, seriamente? Cioè, guardate i valori. Ah, beh, se azzecchi il pronostico, calza la vince sempre, quindi... Non lo so. Adesso mi devo dribble. E infatti. Ecco. E niente. Oggi faccio schifo. Perché non sei concentrata, ignora il temporale. Sii tu il temporale, Tsuki. Ma di nuovo la furiata. No, era dentro. No, perché vabbè, quello di prima di Roberto penso che sia uno degli RNG peggiori mai visti nella storia. Vedi. Di lusso che è dentro. Sì. Allora, in teoria dovresti pararla. Chissà. Vediamo un po'. Cioè, con la ZSGK, infatti. No, ma quello di Roberto è assurdo, cioè avevi lo stesso impeto. Infatti è per quello che ho scelto sopra. No, la tua scelta era giusta. Qua un po' meno. No, perché cioè, ma la cosa Snyder non ne ma è un passaggio Zucchi. Bianco Zucchi, cioè un passaggio bianco. Sì, ma da me nessuno le prende. Ma avete gli stessi bombe, no? Vorrei dire, lui aveva tipo i bond che sono arrivati... Qualche miracolo, no? Cioè, io ti dico solo che il telefono col display più grande e i suoi bond non ci stavano lo stesso, quindi... Vabbè, allora, quello che possiamo dire è che, a parte il gol di RNG puro, non hai subito tantissimo nonostante i bond, ma davanti non hai combinato nulla. Serve un cambio di passo, Zucchi. Cambio di passo, coraggio! Tira fuori gli artigli. Ok, concentrata. Forse ci siamo. È il meglio del meglio, proprio. Vabbè.
purtroppo sei arrivata con due che hanno tipo stats difensive inferiori a un giocatore R, ma vabbè. Prego, l'ho lasciato passare. Sì, comunque prego, mai è ufficiale, quindi sì, è quello sì, del Super Dream Fest. Ma la prenderei sicuramente, Roberto. Il giocatore è lo stesso identico. Allora, vediamo un po' se rocca un intercetto miracoloso di Mizuki. Certo. Bello l'intercetto miracoloso di Mizuki, spettacolare. Ho visto un teletrasporto micidiale. LOL. Allora, non ti ha sigillato il contrasto, quindi... Il problema è che hai sicuramente tirerà. Quasi sicuramente per spazzare, infatti. Sì. Immaginavo. Appena vedi la porta tira! Io lo sembra, questo. No, vabbè, non è neanche la passiva attiva, da furiare. Allora, furiare, 23k, però ti va più di Roberto. No, 23k anche no. Ah, vabbè, Roberto però era storto. 372... Non farti condizionare, prima era il ninjitsu. Chissà. Cioè, era proprio scandaloso prima. Cioè, non può succedere due volte di fila. Me lo auguro. Cioè. No, vabbè. Allora, una botta di RNG assurdo, ok. Perché Roberto Ongo l'ha sempre fatto, questa cosa. Allora, voi non dovete avere auto-intercetti, quindi non rompete le scatole. Cosa ho visto? Sai che forse non ce l'hai in fuorigioco a sto giro? Eh no. Allora, se riesci a salvare il problema... No, posso passarla solo a... infatti, porca miseria. Il problema è che... volevo far passare... Il problema era 1-2, non 1-2 o 2. È quello. È quello. Che c'ho solo il coso dei quattro cavalieri di mezzanotte. Però devi usare otto svedesi. Le mezze belle. Non l'ha saltato. Hai sbagliato il passaggio? No, l'ho tirata leggermente più avanti, o magari sono io che ho cannato davvero. E ascolta, sì, non puoi fare altro. Tanto potrebbe prendertela anche col contrasto, lo sai. Esatto. Ok, non l'ho presa. Conosco tutti i tuoi punti deboli! Così, completamente random. Allora, questa dovrebbe pararla easy, sì, proprio senza problemi. Potrebbe andarci anche con una C para... Cos'è che mi viene da ridere ogni volta che... Ma dai! Addirittura ho usato la più forte per non rischiare. Sì, ah, per il killer di parata, suppongo. Killer di patate. Esatto. Lei, il famoso killer di patate. Fantastico. Ha avuto paura del killer, ha fatto bene, sì. Qua è lo stesso. Vediamo un po'. A sto giro voglio scommettere su... Secondo me fanno 1-2 invece adesso. Lo so. Stupenda. Era più lontano, non ci arriva in area. Infatti invece con 1-2 arriva in area. Questa cosa è meravigliosa. Lo dici tu. Devi variare un po' le azioni d'attacco. Qua... Scusami, ti ricordo che sono contro uno squadrone da... Appunto. Da super... Da appunto! Non ce l'hai Gino in tribuna a spostargli la porta a farlo crashare? Cioè, devi variare le tue combinazioni d'attacco. Stacca il server club come facevi una volta. Vero. Fantastico. Questa è la seconda. Cioè, se non entra qui è... Non è detto, è ancora abbastanza stabile. Vediamo. È incredibile, Genzo la para. Guarda che Genzo è un mostro, bucarlo lo so che, è molto difficile. Lo so difficile. Che è un mostro, però mi è capitato diverse volte che... Vabbè, Natu è un altro mostro, No! Ma perché avanzi troppo? Perché sei su aggressivo avanzano di più. E come faccio? Mi faccio tagliare da Rafa? No, e... devi giocare anche con difensivo bilanciato aggressivo. Se non modifichi quelli, spesso avanzano troppo. Meno male non c'è Luxix a mandare il proprio degno di vita. Ha fatto anche che è la stessa cosa. LOL. Dai, su. Okay. Che triste questa partita, ragazzi. LOL. Non sono riuscita ad orchestrare le azioni contro il solito. Forse che... è perché i suoi si teletrasportano. Beh, tipo... giocare contro tutti quei legami è un macello, diciamo la verità. Quello senza ombra di dubbio, figurati. Non
non ce la faremo. Cioè, guarda le sue stanze. Oh, l'avessi matchato con. Con coso, come si chiama? Smith. Con Smith avresti potuto sperare. Non dico neanche perché, non avendo l'intercetto S, sarebbe stato comunque difficile. Però una speranza potevi averla. Passaggio guizzante. Ok, adesso a me lo sta anche piovendo il tamponare. Non mi rassicura per niente. LOL. Va col contrasto. E lui dice dribbling. Quindi eccolo Matsuyama, il vero capitano. Non mi delude mai. Mi era pianto il cuore nella prima versione della mia nuova squadra. Ok, devi dire. Tiro qua. Tanto è finito il tempo, non posso fare altro. Non ho i cheat, quindi manco a dire, provo a dribblarli. Però Toram dice no, anche se stai tirando non me ne frega niente, io ti sfascio la testa. Ci sta, c'è il killer del tiro. E niente, quella cosa, ormai vengono in mente solo i meme. Grazie, tante baguette per te, hai un bello squadrone. Grande Ale, hai messo su tanti bei legami e funzionano bene. Certo che c'è da dire però che la squadra di Tsuki ha retto, c'è stato solo l'RNG in quel primo tiro che è stato indecente. Oddio, ho fatto qualche paperetta, quindi vabbè, cioè... sì, quello sì, ho detto che hai retto, cioè, bene. Cioè, guarda le statistiche. Mamma mia, vabbè, ma con un team del genere è normale. E niente raga, noi chiudiamo prima che esploda tutto. Esatto, non vogliamo avere sulla coscienza questo video. Esatto. Prima del prossimo fantastico video su Captain Tsubasa Dream Team, Tsuki vi invita a seguirci su tutti i nostri profili social che troverete nel link in descrizione. Iscrivetevi se vi disco, iscrivetevi al canale, condividete, mettete ti piace, attivate la campanella, supportateci con tutte queste azioni. Passate a trovare i nostri amici della community italiana di Captain Tsubasa Dream Team su Facebook. E noi ci vediamo alla prossima. Alla prossima. Ehi tu, sì proprio tu, non puoi chiudere il video senza aver messo like e senza condividerlo, non vorrai mica far arrabbiare Bocco. Non sei ancora iscritto al canale? In alto troverai il nostro magnifico trio in versione ridotta, cliccaci sopra e attiva la campanella. Non preoccuparti, non attiverà strane suonerie, ma ti avviseranno non appena sarà disponibile un nuovo video. In alto nei due lati invece troverete video scelti apposta per te con le mie zampette. Grazie per aver seguito fino alla fine. Ci vediamo qui. Alla prossima!